Ma ha lasciato il power up. Bro, ma sei un animale. Ma tutto questo grazie alla skin, può essere mai? Sì, energetica. Hai visto che bel graffito? Ti faccio vedere anche questo emoji. Ti piace, eh? Visto? Ora per quando non fare il cagacà. Però me la lasci, visto che ho la skin content. Ma vedi il potere della skin nuova, mio Dio. Molto, molto goloso. Bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi raga siamo tornati su Brawl Stars per quella notifichina. Ma ci arriveremo tra poco. Intanto mi sa che oggi, se andiamo nello shop, abbiamo infatti la cassa gratuita perché è iniziata la Golden Week. Abbiamo qualche offertina, graffito con la gemma. Shop bello carico di robe, 25 euro di gemme. Oddio, quasi quasi. Questa offerta non è proprio da buttare, anche se non è che ti dà chissà quante gemme in più. Abbiamo anche le casse stellari. Adesso vediamo un attimo. Comunque volevo farvi vedere perché in teoria andando nelle notizie la Golden Week è iniziata. Oh, vedi, ci dice tutti i premi. Quindi oggi che è il 29 aprile abbiamo una mega cassa, poi una reazione, 300 monete, 100 punti energia, un'altra mega cassa al 3, una cassa enorme al 4 e una reazione al 5. Insomma, sta settimana è ricca di regali. Mi raccomando, ricordatevi di entrare su Brawl Stars. Se volete supportarmi, inoltre vi ricordo di inserire il codice Raxor nello shop, soprattutto che sta per uscire il pass. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno. E a tal proposito, visto che sta per uscire il pass e voglio shoppare alla soglia 30, ste gemme conviene prendere. In effetti, ecco fatto, azione completata. Che vuoi che sia? Il portafoglio sia un po' svuotato, ma almeno per un po' siamo a posto. Andiamo a quasi 1000. Bene, poi possiamo prendere anche la cassettina gratuita che ci darà la bellezza di, vabbè, nulla di che. Per quel che riguarda la mega cassa, mi sa che la vado a prendere assieme a tutte le altre casse di tutti i miei account. Quindi ci farò un altro video dedicato. Ma ora, raga, abbiamo anche pure una sfida. C'è, oh, ma quanta roba hanno messo per la Golden Week. Abbiamo due casse enormi, mega cassa più reazione. Non male, raga. Allora, domani forse. Se vedrete il video di sta sfida, voglia 9 giorni e 22 ore. È bella lunga, ma ora noi siamo qua per questo messaggino. Donazione skin tarda la tempesta. Your tempestara is here. Come sicuramente saprete, nei giorni scorsi ho fatto un contest dove io assieme a 6 di voi abbiamo avuto questa skin in regalo. Un giorno prima, perché oggi è il 29 aprile e questa skin uscirà il 30 aprile. E per chi vuole sapere il costo, sarà di 149 gemme. Anche se forse domani sarà costo euro, dato che ultimamente le skin nuove le mettono prima a costo euro e dopo qualche giorno costo gemme. Quindi la andiamo a ritirare immediatamente. Ovviamente, cosa sarebbe successo se io non avessi avuto Tara? Avrei sbloccato anche Tara. Ovviamente solo in questo caso, che era un regalo della Supercell. Ma in teoria dovrebbero esserci anche dei... Eccoli, vedi? Offerta speciale. Abbiamo il pin di questa skin di Tara, un'icona del giocatore e anche il graffito con i 3 coltelli. Andiamo a ritirare immediatamente il tutto e andiamo anche a selezionarli. Animata, tra l'altro, molto interessante. E infine l'icona. Beh, l'icona per assurdo si potrebbe andare a mettere. Eccola qua. Ovviamente andiamo a farci qualche partitozza con Tara. Direi di portarla a 6,50. Ci facciamo una trentina di coppe. Mettiamo ovviamente la reazione speciale e il graffito. Quindi andiamo in sopravvivenza come sempre e giochiamo. Eccoci qua. Speriamo in bene, dai. La skin ve l'ho già fatta vedere nei giorni scorsi. Comunque si presenta così, lancia dei coltelli. Chissà se i giocatori faranno reazioni strane per questa skin. Aspetta, ti butto anche il graffito. Il problema è che molti magari neanche ci fanno caso a ste cose. Non è che tutti i player sono ossessionati dalle skin. Forse questo Stu ha notato qualcosa di strano. Molto interessante. Se riuscissi a prendere questa qua sarebbe molto content. Bene, lo Stu per ora lo lasciamo, anche se insomma, no, beccati sto graffito. Allora, insomma, c'è un bull che si è incastrato. Noi intanto siamo già sesti, state calmo. Bravo, va a uccidere. No, ma l'hai liberato. Mamma mia. Vabbè, bro, scusami tanto, ma qua non si può accettare sta cosa. Scusami, cioè, come dire, no? Caro amico mio Stu, andava ucciso quello. Era pure one shot, che lo lascia fare. Oh, attenzione, abbiamo un bull molto aggressivo con 8 power up. Bella qua la situazione, potrebbe essere molto molto content. Ed effettivamente lo è, dai, raga. Siamo terzi, manca solo l'8 bit là in basso e sto Stu. E sto Stu. Sciogli lingua, veramente incredibile. Vabbè, qua aspettiamo che salta in mezzo. Tanto prima o poi dovrai saltare, piccolo 8 bit. Eccolo, ok. Mossa abbastanza prevedibile. Fabbi quello, io qua posso farti di questo. E se magari sto Stu mi lasciasse vincere. No, ma lei mi ha preso e ho buttato 47 ombre. Va bene lo stesso, abbiamo fatto un bel P8 come prima partita. A noi sta bene. Vediamo se c'è qualcun altro che fa reazioni strane. Che poi, magari quello Stu voleva solo timmare. Manco è detto che volesse fare robe con me. Questo Buzz, boh. Per ora gli lasciamo la cassa. E lo start però qua non mi piace per niente, ragazzi. Non ho neanche un power upettino. E insomma, no. Ah, ma ha lasciato il power up. Bro, ma sei un animale. Ma tutto questo grazie alla skin, può essere mai? Vabbè, a noi per il momento piace così. Allora, sto Mr. P, io mi fido di questo Buzz.
Comunque siamo alla partita successiva. Siamo quarti, quindi abbiamo più o meno recuperato. Spero che qua non campi nessuno. E direi di no. Allora, io non è che sia messo benissimo con i power up. Però mi piace il fatto che... questi power up quanti sono? Tutti per me. Aspetta che uso le ombre nel dubbio. E... ah, proprio così. Cioè, meraviglioso, ragazzi. Non ho nulla da dire a riguardo. Veramente molto content. Niente, ce l'ho tutti e tre qua davanti. Qua si potrebbe magari fare una bella kill sulla Bibi. Loro timmano, io ne approfitto. Voi due, che volete fare? Insomma, no, aiuto. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Fermate, fermate. L'ho distrutto. Ancora non basta. Ho quasi la ulti, però. Questa cosa mi gusta assai. Allora. Sì, aspetta, per la ulti in realtà non va bene. No, fermate. Ok, buttiamo sto 8 bit. Così almeno arriviamo secondi. E fino lì ci siamo. Qua mi sta curando l'ombra. Grande ombra, gentilissima. No, mannaggia che ho colpito. Dai. Let's go. Meno male che mi stava curando la mia ombretta. E abbiamo recuperato, che era meraviglia. Siamo a 634. Possiamo procedere. Allora, vediamo un po' se in due partite riusciamo a chiudere. Tanto noi qua ci prendiamo anche la seconda cassetta. Occhio all'energetic, che comunque, bro, reazione strana per la skin o così a caso? Avere sta skin è un po' controproducente, perché io non capisco se alcuni vogliono teammare o se sono sorpresi. Vedi che vede anche il graffito, dice che graffito è. Per assurdo potrebbe essere, però ho comunque il dubbio io. Sì, energetic. Hai visto che bel graffito? Ti faccio vedere anche queste emoji. Ti piace, eh? Visto? Ora per quando non fare il cagaga. Tanto qua siamo già settimi. Insomma, è ancora lì da... Bro, che stai a fare? Ti ha stupito così tanto sta cosa? Non ho capito. Te lo lancio di nuovo. Io però qua, cioè nel senso, avere anche lui non è che mi faccia impazzire come cosa. Una bella teaming house da tre. E me lo vorresti dire così. Però, bro, mi sei un po' troppo appiccicato per i miei gusti. Più appiccicato di così non si può. Attenzione ai due energetic. Vabbè, per ora siamo quarti. Non male la questione, anche se non ho fatto assolutamente nulla in sto game. Però se io e il mio amico Lu fossimo... come in realtà sembra, grandi amici, potremmo fare grandi cose assieme, no? Manca solo quell'energetic, bro, che credo che sia camperato in quel cespuglio. Esatto, spara, bro. Dov'è? Dov'è qua sotto? No, qua sotto no. Ah, eccolo dov'è. Ok, non male, non male, mi piace. Per ora molto golosa la questione. Però me la lascio, visto che ho la skin content. Ma vedi il potere della skin nuova, mio Dio. Molto, molto goloso. Abbiamo fatto anche una missione, basta arrivare terzi e abbiamo finito. E insomma, raga, chissà che titolo metterò, perché effettivamente grazie a questa skin sono successe due cose molto content, soprattutto quest'ultima. Attenzione, qua abbiamo un energetic che potrebbe andarci. No, mannaggia a me, niente. Ho scammato così. Comunque, ragazzi, siamo alla partita dopo. Io sto per andarci a crepare, ma la situazione sembrerebbe essere abbastanza content, almeno per recuperare, no? Quindi qua, buono. Siamo terzi, quindi abbiamo fatto un più 6 e noi abbiamo fatto un meno 7, mi sembra. E abbiamo 9 power up, quindi se riuscissi ad arrivare secondo già sarebbe ottimo. Questo Mr. P non è che abbia tutti sti grandi power up, quindi si potrebbe provare un push, almeno per la ulti. Lui scappa giustamente, però è ingabbiato. E tu, amico mio, in quanto ingabbiato, che cosa vuoi fare oltre a buttare un'altra ulti? Mannaggia lui, oh. Ma e se ti massimo per killare quello in basso che campera, per assurdo? No, non mi conviene. Tanto vale prendere la ulti, che la butto subito. Solo che mi sa che arrivo secondo così. Anche se sta arrivando la mia curettina. E niente, troppo tardi. Vabbè, abbiamo fatto un più uno rispetto a prima. Quindi sempre terzi dobbiamo arrivare. Dai uomo, ce la possiamo fare. Uno spawn interessante. Ecco, già due power up, mi piace. Io comunque devo stare attento a quelli che vogliono teamare con me, perché insomma non mi sembrano molto affidabili. Parte qualcuno, sta rosa intanto che vuole. Si è fermata. Così, reazione content per la skin. Sei rimasto scioccato, bro? Qua, che sta a fare la rosa? Io per ora la punzecchio, mi sta bene. Almeno prendo anche l'altro power up. E se riuscissi a farmare la ulti grazie a lei, non sarebbe male come cosa. Potrei prendere la ulti, usarla, usare le mie ombrette, il gadget. Beh no, niente, fa il giro. No, non ho preso la ulti, però. E niente. Però non si è messi male. Oddio, questo... mannaggia lui, oh. Meno male che l'abbiamo killato noi. Qua non c'è nessuno, altrimenti le ombre sarebbero andate da lui. Comunque c'è uno spike, la potrei fare di questo gadgettino. E poi subito così, perfetto. Molto bene, un altro gadget a nostra disposizione. Attenzione, una BB camperata. Grazie ombra, curami. Guarda, almeno per la ulti, bro. Senza troppe pretese. Anzi, dovrei anche killarti, così arrivo terzo e concludiamo il mio obiettivo. Io direi che per ora potremmo aspettare qua un attimo. Oh, fight in corso. Attenzione che lo stuccio dovrebbe andare... Niente. Siamo terzi, perfetto. Male che vada, il nostro obiettivo è completato. Quasi alla ulti sulla Bibi e dovrebbe andarci giù, perfetto. Abbiamo infine solamente quello stu che secondo me si potrebbe anche fare se riuscisse a prendere la ulti magari. Grazie ombretta che mi stai curando. Siamo lì lì per la ulti, mannaggia lui. E abbiamo vinto, let's go. Veramente, veramente buono, raga. Per cui io direi che con questa skin abbiamo fatto robe, si può dire. Un bel più 32, guarda che goduria. E quindi, raga, per questo video direi che possa essere tutto. Mi raccomando, un bel like con iscrizione, campanellina, tattica tattica. Noi come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima, yeah.